Scusate la mia tenuta da casa, però stavo editando un video che vedrete fra un po', perché mi stavo portando avanti. E niente, come scritto aggiornato su WhatsApp e Instagram, vi ho chiesto se vi sarebbe piaciuto vedere un video sul prima e dopo della mia camera. Perché io ho intenzione di fare questo video? Semplicemente perché voglio cambiare un po' camera mia, perché ho un sacco di libri, non so più dove metterla, è un caos totale. E mi piaceva farvi un prima e un dopo. E poi, se volete, vi farò anche un room tour della camera. Logicamente scrivetemelo, vi lascio in alto il solito questionario. E niente, vi faccio vedere la camera com'è adesso. Parto a inquadrare questo pezzo di camera perché non vi voglio spoilerare niente di tutta camera mia. Al di fuori del disordine, prevalentemente questa sarà la zona interessata a tutti i cambiamenti. E lì c'è un piccolo spoiler di quello che succederà oggi pomeriggio. E niente, vi aggiorno cosa sto facendo e poi ci vediamo con la fine della stanza completata. Ciao! Appena finito insieme a mio padre di fare le mensole, non ho registrato molto la costruzione, il montaggio e tutto perché dovevo aiutare mio padre e non sapevo dove mettere il telefono dato che non avevo appigli. E là dietro c'è il panda che mi ha regalato il mio ragazzo. E niente, vorrei farvi vedere il risultato ottenuto.
dato che ho sistemato le due mensole, la libreria e anche la scrivania, già che c'ero, perché ho smaltito un sacco di libri, ho fatto posto ad altri libri. E quindi, niente, vi faccio vedere il risultato. Dunque, qua c'è la porta e qua abbiamo messo le due mensole. Qua ci sono tutti i CD, i miei libri di quando ero piccola, qua gli altri libri, anche là dietro dove c'è Pinocchio ci sono i libri di inglese. Quella lanterna poi vorrei appenderla, vorrei. Per ora quella lanterna è lì un po' come un punto di domanda. Invece la libreria ho lasciato questo spazio tutto vuoto, infatti ci ho infilato roba a caso. Poi salendo ho messo tutti i libri di Glenn Cooper, Gazzola, di Chateau Easy, libri un po' a random e i miei dizionari, dato che non mi servivano e anche se mi servono almeno non ingombrano. Poi vabbè, questa è la scrivania, infatti togliendo un paio di libri che erano qua, ho fatto molto più spazio e poi più avanti dovrò anche fare qua dove ci sono i libri scolastici e gli altri libri. E niente, io sono contenta e soddisfatta del lavoro, penso che faremo altri lavori più avanti dove si trova questa mensola, fare il prolungamento da questa parte. E anche sopra, logicamente. Però quello è ancora da decidere, nel senso che per ora è un progetto, poi si vedrà se farlo o no, perché dovremmo togliere tutti i quadri e spostarli. Magari forse più quello con i cuori che gli altri due. E niente, questo video finisce qui. Spero vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia. Caso lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!